Alla luce di quanto è emerso sull'inchiesta sullo stadio e la Roma, che idea si è fatta, l'ANAC interverrà, avete avuto delle segnalazioni? Ma noi sullo stadio abbiamo fatto una serie di attività, ma quello che è emerso riguarda un'attività prodromica agli appalti. Siamo molto lontani dall'avvio degli appalti. Noi avevamo fatto un'attività di controllo, sia pure relativo su alcuni aspetti che riguardavano soprattutto le modalità con cui erano state rilasciate le autorizzazioni, non ne avevamo evidenziato criticità. Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo, il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi continuano a essere risolti semplicemente ungendo le ruote. E la cosa drammatica è che ovviamente c'è qualcuno che le ruote se le fa ungere, anche se c'è qualcuno che per fortuna dice no. L'Iter è a rischio. L'Iter è a rischio a questo punto. Questo non dipende da noi, dipende dal comune, non c'entra niente. Presidente, a questo punto, quasi ad un anno del processo di Mafia Capitale, nuovamente ci sono stati questi arresti, si parla di corruzione, c'è un problema di fondo nella città di Roma che non si riesce a scardinare. Ma io non credo che sia un problema di fondo della città di Roma, io credo che sia un problema di alcuni individui. Ci sono dei soggetti che spesso utilizzano criteri non del tutto corretti.